Corecom Tour ha fatto tappa a Siena, cresce l'attenzione per l'iniziativa. Al Palazzo del Governo l'incontro con istituzioni, enti, media locali, scuole, associazioni, imprese e cittadini. Cultura, valorizzazione e tutela delle dimore storiche toscane. A Palazzo del Pegaso la conferenza stampa del Centro Culturale Mazzei. Le donne di Indaco e il Teatro per Tutti, il convegno promosso dalla Commissione regionale Pari Opportunità, si è tenuto presso l'Auditorium Spadolini. Il Corecom ha fatto tappa a Siena per l'ottava tappa del tour che si sta svolgendo nelle province toscane. Lo scorso 26 febbraio le istituzioni, i media locali, scuole, associazioni, imprese e cittadini hanno potuto prendere conoscenza della campagna di informazione e comunicazione intrapresa dal Comitato Toscano per le Comunicazioni, presieduto da Marco Meacci, in collaborazione con l'Unione Province Italiane. Spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel variegato mondo delle telecomunicazioni, farsi conoscere e far conoscere le proprie attività e i servizi offerti nelle realtà territoriali della regione era l'intento di questa iniziativa. Sentiamo le parole di Marco Meacci, presidente del Corecom. Sì, oggi tappa Siena, veniamo da Arezzo venerdì, dovremo poi concludere con Pisa e Firenze, ma è un tour che abbiamo deciso di fare anche su sollecitazione del Consiglio regionale, perché le attività del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana, non sono sempre pienamente conosciute come meriterebbero. Per cui abbiamo deciso di fare questo tour nei territori, di andare in tutte le città capoluogo della Toscana, per mettere al corrente di quelle che sono le funzioni principali. Una è quella della vigilanza sulla programmazione radio-televisiva, che poi trova anche un significato particolare durante la campagna elettorale in occasione della par condicio. E poi ci sono tante altre funzioni legate al tema, per esempio, dell'educazione digitale nei confronti dei ragazzi delle scuole medie. Attraverso il patentino digitale facciamo uno dei corsi di alfabetizzazione digitale per navigare in modo consapevole e sicuro, e sappiamo quanto questo tema sia importante e sentito anche in questa fase attuale. E poi tante attività, tra cui una che impegna molto il Corecom, di grande così ricaduta sulla vita quotidiana dei cittadini, che è quella del Concilia Web. Vale a dire il fatto di svolgere una funzione di conciliazione a titolo gratuito tra i cittadini e le compagnie telefoniche rispetto a tutte le problematiche che possono sorgere. Tante attività, tante funzioni, e noi chiediamo, andando in giro nei territori, anche una collaborazione all'istituzione, perché poi questi servizi, anche attraverso i territori, le istituzioni locali, siano conosciuti e possano essere utilizzati. Grazie di essere venuti a Siena, dice il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, nel suo intervento di saluto. Sentiamo le sue parole. Per noi motivo di soddisfazione, come ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana, aver condiviso con il Corecom questo tour nelle province, oggi Siena ovviamente, quindi doppia soddisfazione. È importante far conoscere quelle che sono le iniziative del nostro organismo di garanzia. Il Consiglio regionale della Toscana ha più organismi di garanzia, questo specifico sulla comunicazione e non solo, rispetto anche a tutta la conoscenza dei nuovi metodi di comunicazione. La comunicazione sta cambiando e come tale, cioè, ci sono tutte le testate giornalistiche, radiofoniche, non solo, c'è tutta la questione dell'online, c'è tanta comunicazione da dover garantire. Oggi il tema della comunicazione è diventato veramente fondamentale, c'è tutta l'alfabetizzazione digitale rispetto ai nuovi strumenti di comunicazione, serve un organismo che sia regolatore, sia di garanzia, sia di supporto alle istituzioni, al mondo delle associazioni, alle imprese, ma che sia anche dalla parte di coloro che poi l'informazione la fanno. È un motivo anche per ringraziare tutte le testate giornalistiche, tutte le televisioni, tutte le radio, tutti i siti, perché l'informazione ancora di più nel mondo di oggi, in un mondo globalizzato dove tante volte l'informazione può essere ovviamente adotta come elemento, anche strumento, non soltanto di propaganda ma non solo, ma anche di guerra politica e non solo, serve
serve un soggetto che poi garantisca e dia anche valore alla professionalità di chi questo lavoro lo fa in termini professionali. Quindi motivo di soddisfazione è far conoscere anche tutte le iniziative che poi vengono svolte nei territori. E adesso sentiamo il commento di Anna Paris, consigliera regionale del PD. Un'attività meritoria quella del Corecom, l'aver fatto questa scelta di girare per tutte le province della nostra regione, perché i cittadini hanno bisogno di conoscere tutti i servizi che la pubblica amministrazione fornisce. C'è poca conoscenza e in questo tema delle comunicazioni, il tema della comunicazione è uno dei temi più sensibili, più attenzionati e quindi bene, apprezzato. E che fa il Corecom? Perché allora io vedo e leggo, ho letto dalle varie relazioni che annualmente il Corecom presenta in consiglio, sono due le attività, tutto il mondo della garanzia sulla comunicazione e poi un'attività propulsiva. Allora la garanzia, il problema del rapporto utente e soprattutto mezzi di comunicazione, il problema della gestione della telefonia e quindi questa posizione, quindi tutto il problema delle diatribe che sorgono, la tutela dell'utente. Ma poi secondo me è ancora più apprezzabile questa attività propulsiva, nel senso di comunicare, di aiutare i ragazzi nel mondo della digitalizzazione, quindi c'è tutto questo progetto sul patentino digitale che ha avuto un grande successo e che proseguirà, è rivolto ai ragazzi delle scuole medie inferiori, un'attività molto sensibile, attenzionata. Ma poi c'è in programma anche il problema dell'adulto, perché anche sull'adulto il linguaggio sono temi molto sensibili e ci sono progetti da parte del Corecom di intervenire perché sono campi molto importanti e da apprezzare. Poi tesi di laurea, tutto il mondo della comunicazione è molto attenzionato e quindi attività che dobbiamo seguire e da apprezzare. L'iniziativa è accolta positivamente anche dalla consigliera del PD Elena Rosignoli. Faccio parte della commissione cultura che vigila sull'attività del Corecom. Sì, è una tappa importante. Io faccio parte della quinta commissione che appunto vigila anche sull'operato del Corecom e è stata anche una nostra raccomandazione negli anni passati che il Corecom facesse varie tappe nelle province appunto per promuovere l'attività stessa del Corecom che spesso non è molto conosciuta. Oltre a quella chiaramente legata alla comunicazione, legata anche al controllo della comunicazione stessa, noi come quinta commissione molto spesso gli affidiamo delle raccomandazioni legate alla conoscenza, in particolare sul patentino digitale sul quale sono stati fatti dei progetti pilota, che però ecco, ulteriori raccomandazioni sono quelle di divulgarle ulteriormente in tutti gli istituti scolastici, in tutte le scuole, insomma in tutte le province, perché crediamo che sia un mezzo utile per la formazione dei nostri ragazzi. Quindi benvenuti a Siena e che continui questa tappa magari successivamente. Mi sono confrontata anche con Marco Meacci, il presidente del Corecom, di fare tappa anche nei vari comprensori della provincia di Siena e non solo. Siamo molto felici del risultato di questo Corecom Tour. Dopo Siena mancano ormai soltanto Pisa e Firenze, ha detto Carlotta Agostini, componente del Corecom. Siamo molto felici del risultato che ha avuto questo tour, siamo ormai all'ottava tappa, ce ne mancano soltanto due e è stato veramente un tour molto importante perché il Corecom troppo spesso non è conosciuto in tutte le mansioni che svolge e ci sembrava importante che in tutte le province venisse conosciuto, venisse conosciute tutte le mansioni appunto
appunto, che sono veramente tante, sia a livello di controllo nelle comunicazioni, ma anche proprio nelle comunicazioni. Sono per esempio moltissimi bandi che vengono indetti ogni anno dal Corecom, c'è per esempio quello sulla miglior tesi in comunicazione che viene data a una tesi magistrale nelle scuole toscane, c'è quello per la Toscana che fa bene, ci sono molti incontri. Qualche giorno fa al Teatro della Compagnia di Firenze c'erano più di 300 giovani con i quali abbiamo parlato di hate speech, di violenza di genere. Insomma, noi siamo molto soddisfatti e abbiamo visto in tutte le province nelle quali siamo andati molto interesse, quindi segno che c'era bisogno di conoscere il Corecom e speriamo di fare sempre meglio. E adesso il commento di Bianca Maria Gioccoli, componente del Corecom. Fra le funzioni che, diciamo, la maggior parte dei cittadini conosce è quello delle controversie telefoniche e pay TV, però anche la funzione più conosciuta in realtà poi non è conosciuta in tutti i meccanismi, e quindi il nostro compito è quello di incentivare, facendo appunto questo tour nelle varie città, di incentivare l'accesso dei cittadini a questi meccanismi che sono gratuiti. Le dimore storiche toscane, la loro tutela e valorizzazione. Questo è il tema della conferenza stampa organizzata dal Circolo Culturale Filippo Mazzei, che insieme alla sezione toscana dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, ADSI, porta avanti un progetto di attenzione amministrativa e legislativa sulla materia. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente del Circolo Culturale Filippo Mazzei, Massimo Balzi, il presidente ADSI Toscana Tommaso Marzotto di Caotorta, la responsabile programmazione eventi ADSI Toscana Clotilde Corsini, il coordinatore del gruppo imprese Circolo Mazzei Fabrizio Greco. Sentiamo allora i commenti di tutti gli intervenuti a questo importante appuntamento sulle dimore storiche toscane. Permettetemi prima di tutto di ringraziare l'amico Massimo Balzi per aver voluto questa conferenza stampa qui in Consiglio regionale. La Pisaniana svolge un ruolo di sensibilizzazione su questi temi e non solo, molto importanti. È il luogo di incontro, è il luogo di ascolto, è il luogo di approfondimento. Partendo da un punto, la Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di bellezza. La Toscana è terra di grandi città d'arte, ma è anche un luogo incontaminato, pieno di tante bellezze. Le dimore storiche svolgono questa funzione sempre di più in questi anni. È cresciuta la loro capacità di saper costruire attrattività molto di più che nel passato. Questo è possibile grazie a chi ha investito, le ha ristrutturate, le ha rese accessibili, le ha rese vicine a ciascuno di noi. È un regalo per mantenere viva la memoria di quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura, ma è anche un modo per saper costruire occasioni di turismo, di un turismo differente nel nostro territorio. Il nostro impegno come Circolo Culturale Mazzei è di realizzare tantissimi eventi l'anno nei più diversi settori della cultura, dell'economia, il racconto della nostra bellissima regione. In questo caso, quest'anno si viene a sancire un patto tra dimore storiche e Circolo Mazzei nel promuovere la bellezza delle dimore storiche della nostra regione, queste infrastrutture turistiche disperse sui territori dove possono arrivare tanti turisti non solo dalle città d'arte in centro ma anche nelle periferie, quindi movimentando economia, ricchezza e soprattutto l'importanza della manutenzione di questi beni. Ecco la presenza in Regione Toscana, l'organo legislativo complessivo tra Giunta, Consiglio, l'attività che anche c'è intorno all'attenzione di questo mondo di cui il Presidente Gianni è stato assiduo presente delle nostre pisaniane, e anche portando idee e contributi in merito, ma soprattutto anche l'organo legislativo, quindi la Presidenza del Consiglio della Regione, come organo che poi deve deliberare e appoggiare l'attenzione a questi patrimoni.
Noi ormai da vari anni abbiamo questo rapporto privilegiato con la Pisaniana e le sue trasmissioni televisive, perché in occasione della nostra apertura nazionale di primavera, quest'anno ricade la domenica 26 maggio prossimo, apriamo circa 120 dimore storiche in tutta la Toscana, ed è una vera festa nazionale e una grande gioia di un pubblico molto vasto che per questa giornata e vi ha l'occasione di aprire. E la cosa particolare che ci piace è che è ricevuto dai proprietari, spiegano le gioie e i dolori di gestire una dimora storica, però questo è un grosso successo, è un grosso momento di occasione di scambio di esperienze. Iniziamo il 26 di maggio, che ormai è una nostra data fissa, che è la giornata nazionale, momento clou dell'associazione, ed è la prima di due appuntamenti. Il secondo sarà il secondo sabato di ottobre con la giornata degli archivi. E la Toscana fa sempre da, come dire, la parte del leone in questa manifestazione, quindi speriamo di fare altrettanto anche quest'anno. In questo momento sono onorato di essere il portavoce di una serie di imprenditori toscani che hanno affiancato il progetto del Circolo Mazzei, quindi questo affiancamento verso le dimore storiche per unire in gruppo, quindi in sinergia, le professionalità specifiche che possono andare dalla diagnostica, patologia degli edifici, sino alle varie soluzioni che ci possono essere anche nel campo della riqualificazione energetica, dei giardini e del verde. Quindi tutto ciò che può abbracciare la tutela, appunto, di questo patrimonio, da offrendo consulenza a 360 gradi. Le donne di Indaco e il teatro per tutti. Indaco è il colore dell'arcobaleno, più difficile da vedere, e quello che contiene gli altri colori. Per questo il nome è stato scelto per l'associazione dalla sua fondatrice Tiziana Lorini, oggi scomparsa. A portare avanti l'attività è sua figlia, insieme a tanti volontari, per un'esperienza che è diventata un punto di riferimento per il territorio di Vicchio e dintorni. Portando i suoi saluti, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, ha sottolineato che il compito della politica è quello di lavorare per ridurre distanze e disuguaglianze di qualsiasi tipo. Ma io sono davvero felice e orgoglioso che questa iniziativa, che è un'iniziativa che la Commissione Pari Opportunità ha voluto tanto insieme al Comune di Vicchio, si svolga qui in Consiglio regionale, per dare il senso di come un'istituzione come la nostra deve lavorare sempre per ridurre le distanze, per ridurre le disuguaglianze, che siano disuguaglianze di genere, disuguaglianze legate a questioni sociali. Il compito della politica deve essere sempre questo, e l'esempio delle donne di Indaco va esattamente in questa direzione, e io voglio viverlo anche come uno stimolo alle istituzioni a fare sempre meglio. Per questo oggi sono qui a portare il saluto mio e di tutta l'Assemblea Legislativa. E adesso sentiamo le parole della vicepresidente della Commissione regionale Pari Opportunità. Il progetto Indaco porta un'inclusione eccezionale. È una realtà che è nata a Vicchio, grazie a Tiziana Lorini, donna eccezionale veramente. E nonostante Tiziana ci abbia lasciato, l'associazione è riuscita ad andare avanti, a progredire proprio con l'input dato da Tiziana Lorini. Sinceramente io sono molto emozionata, perché i ragazzi li conosco a Vicchio, li vedo, ho visto anche i progressi che hanno fatto partecipando all'attività della commissione, li conosco quasi tutti, stamani mi hanno visto, mi hanno baciato, e vedere proprio la gioia di questi ragazzi essere qua è la soddisfazione maggiore per noi che facciamo parte delle istituzioni, penso questo. Veronica Landi, presidente dell'associazione, ha ricordato che l'attività è in piedi da oltre 20 anni e continuiamo a fare ogni sforzo per coinvolgere i ragazzi con lo strumento del teatro, con gioia e voglia di socializzare. Il progetto è nato, fortemente voluto ormai da più di 20 anni, da Tiziana Lorini, che è stata l'ideatrice, la promotrice e l'anima del progetto, ecco. E quindi noi cerchiamo
di portarla avanti con l'eredità che ci ha lasciato, perché Tiziana purtroppo è venuta a mancare a luglio di quest'anno, insomma del 2023, e quindi quello che noi cerchiamo di fare è di portare avanti quello che lei ci ha lasciato, di inclusione, di socializzazione, di gioia di vivere, ecco, e cerchiamo di farlo con lo strumento del teatro, che è quello che riusciamo a portare avanti. E quindi questa occasione per noi è veramente una ripartenza. Perché c'è stato il Covid, c'è stata un'interruzione che non è mai avvenuta, perché comunque ci siamo sempre tenuti in contatto, e questa è veramente un'occasione per tutti noi che siamo venuti qui con il pullman, quindi per noi è stato veramente una gioia essere qui, e speriamo di farvi vedere quello che vogliamo rappresentare e quello che cerchiamo di fare. Con i tanti progetti si è creata una rete che coinvolge tutte le realtà della nostra comunità, ha detto Serena Pieri, presidente della Commissione Pari Opportunità di Vicchio. Da quando siamo entrati in amministrazione abbiamo ritenuto fondamentale cercare di creare una rete, una collaborazione con tutte le realtà della nostra comunità, e quindi essere riusciti a realizzare una commissione pari opportunità che lavora in stretta collaborazione con quella regionale è stato per noi fondamentale. Ci ha dato la possibilità di concretizzare tanti progetti con la scuola, con alcune minoranze del nostro comune, e di fare progetti anche a lungo termine, come ad esempio questo che siamo riusciti a portare avanti con Indaco, che è una delle nostre associazioni. A conclusione, la presidente della CRPO regionale, Francesca Basanieri, ha ribadito l'estrema importanza di questa bella realtà del territorio. Siamo qua proprio per raccontare questa realtà, che è una bella realtà di un territorio, e per raccontare come le donne di questa associazione, che siano le madri, le operatrici oppure le ragazze stesse, possono fare la differenza lavorando insieme, lavorando per l'inclusione e dando a ognuna di loro non solo un aspetto di caregiver nel caso delle madri e delle operatrici, ma anche e soprattutto dignità di persone che insieme possono fare la differenza per i ragazzi, per i loro figli e le loro figlie, e che possono costruire veramente in un territorio la vera inclusione. L'assessora regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli, chiudendo l'iniziativa, ha ricordato che inclusione significa trovare l'incrocio tra le differenze nella convivenza, e le istituzioni hanno il compito di favorirla in ogni modo. Intanto io sono molto contenta della gioia di questi ragazzi, questi adulti, di essere nelle istituzioni, nel luogo delle istituzioni che è casa loro peraltro, perché sono cittadini di questa regione. Sono molto contenta dell'accoglienza e soprattutto ogni azione che consente di superare quelle barriere mentali, soprattutto che fanno sì che ci sentiamo l'uno diverso dagli altri e non uno complementare all'altro. Penso siano passi importantissimi da fare, e le istituzioni devono appoggiarli e accompagnarli. Io vorrei superare la parola inclusione, se riuscissimo, perché l'inclusione è qualcosa che noi dall'alto della nostra normalità, che bruttissima parola, concediamo. Invece l'incrocio fra le differenze, la convivenza tra le differenze, è lo strumento migliore per costruire comunità in cui tutti si sentano cittadini, che è un dovere, ce lo dice l'articolo 3 della Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, e noi abbiamo il dovere e l'onore di farlo. Infine il commento dei consiglieri di Fratelli d'Italia, Elisa Tozzi e Francesco Torselli. Sono iniziative assolutamente importanti per sensibilizzare non solo davvero sull'attivismo e sul ruolo delle donne, che è sempre, diciamo, fondamentale, anche proprio per sensibilizzare su alcuni temi. Credo che oggi sia davvero un momento importante anche per il ruolo che deve avere il Consiglio regionale della Toscana, quello di essere un Consiglio regionale inclusivo, un momento di favorire anche momenti di confronto, e credo davvero che questa, diciamo, iniziativa apra davvero a tanta sensibilità e davvero riconosca un ruolo fondamentale, anche quello soprattutto dell'associazionismo e dell'attivismo proprio in chiave femminile. Sicuramente di grande applauso a chi dedica il proprio impegno a iniziative come questa, è la testimonianza che ragazzi che hanno delle difficoltà
ragazzi che hanno problematiche anche gravi nella vita di tutti i giorni, attraverso l'inclusione, attraverso il coinvolgimento, attraverso attività belle come quelle teatrali, possono veramente avere una seconda opportunità enorme di sentirsi utili, partecipi e anche protagonisti, perché per una persona che ha delle difficoltà nella vita di tutti i giorni, vivere momenti come questo in cui da protagonista può trasmettere qualcosa agli altri, credo sia un qualcosa di eccezionale. Quindi veramente un grande applauso a chi dedica la propria vita a seguire questi ragazzi e queste ragazze.